che troviamo all'interno di quella relazione, ma mi interessa piuttosto arrivare alla ratio intrinseca che ha condotto il giudice Rivatino nel suo percorso credente e da credente per interpretare il suo ruolo di magistrato. E allora ho detto, ma come devo fare per parlare ad un uditorio elevato all'interno del quale si trovano anche dei giovani di liceo classico, delle ultime due classi del liceo, all'epoca mia si chiamavano il secondo e il terzo liceo, che magari dovrebbero essere interessati ad un tema che è quello della giustizia, con buona pace dell'avvocato che però ha introdotto una idea molto forte della distinzione tra credente e non credente. Io credo che ci sia una ratio di fondo, un nucleo incandescente, costitutivo, fondativo, primordiale, che richiama ad un certo ordine, diciamo così, sia chi crede sia chi non crede. Anzi, chi crede addirittura è più vincolato, si sente più vincolato a questa ratio fondamentale alla quale è legato, non tanto da una dichiarazione di imparzialità eccetera eccetera, ma anche da un fatto di professione religiosa. La vorrei dire questa cosa. Quindi, dovendo parlare a latere di questa relazione, ho detto a questo uditorio di che cosa parlerò, ve lo dico così. Sono venuto a parlare dell'aldilà, perché c'è un aldilà e non è, come si può pensare, solamente quello eterno, ciò che dovrà avvenire, ciò che sarà, cioè nell'escatologico, anche quello, ma c'è un aldilà più prosaico. E non per questo meno urgente o poco efficace. A mio modo di vedere, si parva licet, dall'angolo prospettico della fede cristiana che si è espressa storicamente nella forma cattolica, di questo oltre oggi ne sentiamo il bisogno e in maniera ancora più stringente. Dico subito, e cercherò di argomentare su quanto sto per dire, che il concetto stesso di giustizia si esprime e si rafforza paradossalmente mettendo in conto un al di là della legge, un superamento, un oltre, appunto. Ritengo che questa idea di giustizia sia trasversale rispetto alle culture e anche alle concezioni religiose. È come un tormento eterno, continuo, permanente. Anticipo quanto dirò fra poco, come un continuo, diciamo così, avvelenamento del fegato che emerge ogni qualvolta si faccia il tentativo di costringere la nozione di giustizia all'interno di una definizione dogmatica nella sua formulazione. Che cos'è la giustizia? Che cosa è giusto? E di conseguenza, chi è giusto? E se vogliamo andare ancora più in fondo, chi stabilisce che cosa è giusto? Chi ciò che è giusto? Come stabilire ciò che è giusto?
Ora, per indicare l'universalità del problema e la complessità della questione, voglio proprio in esergo riferirmi ad un personaggio della cultura classica, interpretato in modo polivalente ed emblema di una determinata idea della norma, del padrone della norma, la phonis, e delle conseguenze legate alla trasgressione. Qui la cultura classica ci dà un campo sterminato per attingere figure di questo tipo. Pensate per esempio a Medea, oppure ad Antigone. Ed invece evoco qui il personaggio e il typos, il tipo più paradossale. Per questo facevo riferimento al fegato. Evoco Prometeo incatenato. Anche questa scelta è singolare e, se volete, anche discutibile. La critica può nascere in relazione alla scelta del personaggio e anche in merito al contesto, ovvero il mondo greco. Anche in questo caso dico di ritenere più intrigante, almeno per questo specifico discorso e ai fini del sostegno alla mia ipotesi, proprio per formulare questa tesi, che la visione greca della giustizia e del diritto sia in questo caso più adeguata rispetto a quella romana. La visione romana del diritto ha già una elaborazione, direi è già sistematizzata. Quella greca invece, qui lo dico nell'accezione più alta, è ancora grezza, è preistorica, direi che è addirittura primitiva. Perché, allora, a motivo di questa sua spontaneità, che non è approssimazione, lascia aperti degli interrogativi e lascia anche aperte delle possibilità. Prometeo, incatenato alla rupe, prima di essere incatenato alla montagna, è incatenato al rispetto del limite, un limite stabilito da Zeus, che segna la misura del lecito. Dunque, il limite e la misura del lecito e il rispetto del limite, che diventa misura del lecito, definiscono, ma ancora in modo, diciamo, approssimativo, e non vorrei dire altro adesso, definiscono la giustizia. E l'aldilà, al di là del limite, c'è la iubris, c'è la tracotanza. E allora il rispetto del limite si esprime come obbedienza alla volontà degli dèi anche nei rapporti umani, per la costruzione di una polis o di una società, detta in termini più ampi. L'evoluzione di questa concezione trasforma poi il rispetto del limite in regola, in nomos, imposta da Zeus a tutti gli uomini. Poi la misura si precisa come divieto di sopraffazione. Insomma, è quello che viene detto il nomos basileus, per dirla proprio con Pindaro, la norma sovrana che governa gli uomini e gli dèi. E qui si trovano allora ed entrano tutte le varie idee che poi vengono evocate per, in un certo senso, dire che cos'è o come intendere la giustizia. Qui si trovano reciprocità, si trovano la simmetria. Addirittura Pitagora osò parlare di uguaglianza, appunto termini o temi
da estrarre di volta in volta per gestire le situazioni concrete.